Giovane azienda in forte espansione propone prodotti innovativi e professionali per la traumatologia, medicina sportiva e riabilitativa dei migliori marchi italiani e stranieri, garantendo la massima qualità attualmente sul mercato internazionale. Per info www.yezilab.com. La domenica della quinta di campionato a Mociano inizia l'insegna della consegna da parte del presidente Michele Cole di una targa, di una maglia ricordo all'ingegner Fortunato De Luca di Europa Acciai, che da questa stagione 2014-2015 sarà il nuovo sponsor ufficiale del Mociano Calcio. Oggi a Mociano arriva il Controguerra, squadra che lo scorso anno ha fatto molto bene, diretta dal suo mister Franco Nardini, quest'anno ha stentato un po' nelle prime giornate. Mociano prova a tornare alla vittoria. Secondo minuto, subito belle cross di Torre per Ciofolan, suo stacco finisce alto. Semina panico l'ex D'Ignazio, tanti gli ex oggi in partita. Uscita bassa per Facibeni, che poi si ripete qualche minuto più tardi. In collaborazione con Carlo Infante riesce a sbrogliare il pericolo. Altro ex Cristofari sfiora il gol su azione da calcio d'angolo. Al 28esimo viene fermato per un fuorigioco, probabilmente c'era, l'attaccante Giovanni Torre. Gioca bene il Controguerra, ancora D'Ignazio dalla sinistra per Cardelli, il fuoriquota, qui si supera Facibeni a dire no al giovane controguerrese. Torre al 34esimo ingaggia un duello con Viozzi, che alla fine riesce a liberare in angolo. Gran numero di Sciu che serve Torre sul filo del fuorigioco, qui Sciu ha una grande occasione, l'attaccante giallorosso. Fermato il numero 10 ospite Vagnoni per un presunto offside segnalato dall'assistente del direttore di gara Traficante di Sulmona. Qui una palla che non è da lui sbagliare, questa di Torre, questa oggi un pochettino lezioso sotto porta. Cristofari potrebbe segnare per la seconda volta in questo primo tempo, sciupa da ottima posizione. Ciofolan nel finire di tempo crea una buona occasione per il Mociano, che poi chiude il primo tempo con una punizione di poco alta di Adorante. Secondo tempo molte meno occasioni, le due squadre sono più bloccate. Si fa vedere dopo il 20esimo il Controguerra con una punizione insidiosa di Pietrucci, ben deviata in angolo da Facibeni. Qui è Bagnoni a far venire i brividi ai tifosi mocianesi. Poi la gara cambia perché il Mociano rimane in 10 per l'espulsione di De Benedictis, quindi deve giocare gli ultimi minuti con l'inferiorità numerica. D'Ignazio prova con le ultime energie a fare male alla difesa giallorossa, ma l'occasionissima per i locali arriva a 7 minuti dal termine con un gran tiro, gran sinistro nel neoentrato di Panfilo, deviato ottimamente in angolo dal portiere Spinelli. Finisce così 0-0, risultato più che giusto. Eccoci nell'immediato dopo partita di Mociano Controguerra, abbiamo inquadrato la nuova maglia del Mociano Calcio che da questa stagione sarà sigillata con il marchio di Europa Acciai. Abbiamo qui l'amministratore unico, abbiamo sentito, della Europa Acciai, Fortunato De Luca, il signor Fortunato De Luca. Lei, abbiamo sentito le sue parole, si è rivolto al pubblico di Mociano nell'immediato prepartita della gara, che è finita 0-0, ma prima di parlare della partita parliamo di questo nuovo sodalizio tra la sua azienda e il Mociano Calcio. Per lei immaginiamo sia un onore, oltre che comunque un grande apporto per questa società. Sì, come già ho accennato in precedenza, la mia persona si è già prodigato diverse volte per il Mociano. Come dicevo prima, abbiamo dato una mano molto determinante alla Protezione Civile circa 2 anni fa nell'acquisire un veicolo, vale a dire scala, motoscala in Germania, nella quale operazione il sottoscritto ha svolto tutto ciò che era l'apparato burocratico, nonché anche il trasporto del mezzo stesso. Quindi questo, adesso siamo in una seconda fase in cui mi sento mezzo mocianese, vogliamo dire, perché nonostante di Giulianova, poiché a Mociano ho diversi riferimenti, come ben si sa un'azienda si avvale di
legali, commercialisti, architetti e quant'altro, nonché a Mociano, oltre ad avere tutti questi, ho anche dei riferimenti di carattere familiare, vale a dire una sorella, diverse famiglie, quindi una vasta parentela. Per quanto riguarda la squadra, devo dire, io l'ho vista questa sera giocare per la prima volta, si sono difesi abbastanza bene, forse mi è apparso che la squadra avversaria era all'altezza della situazione. Per me, penso che il risultato finito 0-0 sia stato ragionevole, però vorrei pregare i giocatori, appunto la squadra, tutto lo staff, di darsi da fare, perché lo sponsor, l'obiettivo è quello di rappresentare l'azienda, e noi come azienda Europa Acciai siamo da 36 anni sul mercato, per cui ci aspettiamo che tutto ciò che viene devoluto a squadre sportive, società di vario genere, oltre ad avere interesse pubblicitario, abbia anche un interesse sociale. Però non manca, e in questa circostanza, ribadire il fatto che la squadra si dia da fare, insomma, ecco. Sì, un'ultima cosa, come diceva lei prepartita, il primo obiettivo è stato raggiunto, c'era tanta gente al campo, tanti ragazzi che hanno sostenuto la squadra dal primo all'ultimo minuto, e dato che lei vuole comunque regalare anche al sociale, alla gioventù di Mociano. Sì, l'ho accennato anche prima, sì, questo è importante a livello, diciamo, universale. I giovani, specialmente oggi, in una fase così difficile, vanno aiutati, quindi le società sportive, nonché questi tipi di club, so che Mociano fa molto in questa direzione, lo trovo sinceramente un atto molto molto positivo, per cui noi ci dedichiamo agli sponsor, anche soprattutto per questo motivo, perché la nostra azienda, dopo 36 anni sul mercato, la pubblicità è relativa. Quello che facciamo è soprattutto mirato a livello sociale. Grazie mille, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Grazie. Ci siamo con il mister del Controguerra, Franco Nardini. Mister, questa squadra inizia a crescere, si sapeva che, insomma, qualche pezzo importante è andato via, però tu sai lavorare benissimo con i giovani, oggi si è visto una squadra ben messa in campo contro il Mociano, che sappiamo, soprattutto in casa, è assolutamente una squadra difficile da affrontare. Voi avete fatto il migliore dei modi facendo una grossa gara. Eh sì, dovevamo dare una risposta importante per tanti motivi, anche se in un campo difficile contro una buonissima squadra, però ecco, ero fiducioso, e comunque i ragazzi, nonostante, ecco, molti di loro siano nuovi, insomma, ecco, abbiamo assemblato la squadra quest'anno totalmente rinnovata, si può dire, per 8-11esimi. Piano piano, ecco, si comincia a intravedere qualcosa. Chiaramente questo deve essere un punto di partenza e costruire da qui, dalla partita di oggi, il nostro cammino. Ecco. Sì, lo scorso anno siete stati un po' la squadra rivelazione del campionato in promozione, quest'anno con che spirito, con quali anche ambizioni, ecco, provate a salvezza, immaginiamo che sia l'obiettivo comunque. Noi miriamo a quello, sicuramente a far bene, al conservare la categoria. E chiaramente ecco, la partenza è stata un po' complicata, non ci aspettavamo forse un inizio così difficoltoso, però ecco, oggi questo ci lascia sperare, insomma, fiduciosi per il proseguo. Sì, un'ultima curiosità tecnica relativa alla partita di oggi: è Beyer terzino per contenere Sciofolan, la furia agonistica dell'attaccante mocianese, oppure eravate un po' a corto di uomini? Eravamo un po' a corto di uomini, e poi ecco, anche per dare un po' più velocità al reparto, e abbiamo impiegato questo ragazzo lì, e lui è un ragazzo che si presta, insomma, facilmente, è molto duttile, quindi sa interpretare diverse fasi, diverse posizioni in campo. Grazie, mister, in bocca al lupo per la stagione. Eccoci anche con Fabrizio Catelli, allenatore dei locali del Mociano. Mister, è venuto fuori un pareggio, sicuramente forse la partita ha detto che c'erano dei gol, potevano esserci gol da entrambe le parti. È venuto fuori uno 0-0, che forse il pareggio è risultato giusto, perché loro hanno fatto una buona partita in Controguerra, poi soprattutto nel primo tempo avete avuto grandissime occasioni, e oggi è mancata un po' di cinismo davanti, no? L'unica cosa. Sì, hai detto benissimo, il risultato mi sembra giustissimo, il pareggio va benissimo. Secondo me è stata una bella partita, la disputa da tutte e due le squadre, una partita combattuta, si è giocato un buon livello, secondo me, c'è stata una buona corsa. L'unica cosa, mi dispiace che siamo rimasti in 10, perché poi dopo alla fine un pochettino abbiamo sofferto, però devo dire che oggi abbiamo fatto una bella partita, sono molto contento e soddisfatto di quello che hanno fatto i miei giocatori.
Sì, loro sicuramente non meritano i punti che hanno in classifica, hanno dimostrato di valere qualche posizione in più. Voi l'anno scorso avete fatto una grandissima rincorsa partendo malissimo nel girone di andata, quest'anno avete iniziato meglio, non so che tipo di ambizioni, che tipo di campionato avete in mente di fare. Ma per quanto riguarda il controguerra, conoscendo il loro allenatore, sapevo che era una squadra che ci doveva mettere in difficoltà, perché è una squadra che gioca bene, buoni giocatori. Invece per quanto riguarda noi, dopo l'anno scorso siamo ripartiti cercando di riconfermare più giocatori possibile, però sempre con l'ambizione di fare un buon campionato, un po' più tranquillo rispetto a quello dell'anno scorso. Siamo partiti molto bene, adesso abbiamo fatto due pareggi, però diciamo che siamo in linea, insomma, speriamo di fare ancora meglio. Sì, siamo indecisi per il migliore in campo tra un vostro ex, Cristofari, che ha fatto una grande partita in difesa per il controguerra, e il vostro attaccante Sciofolan, che davvero è inesauribile, ha una carica agonistica e una corsa invidiabile. Sì, Carlo è un giocatore molto generoso, che fa della corsa il suo punto di forza. Per quanto riguarda Jacopo, non lo scopro io, è un giocatore importante, bravo, che vi devo dire, facciamo un 6 a questo punto. Grazie mister, in bocca al lupo per la stagione.